Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È con i rami d'olivo che si dà inizio alla celebrazione della Pasqua. Quei rami d'olivo che si recano in mano con venerazione sono il simbolo eloquente che riassume un po' tutto. Un ramo d'olivo non è una spada, non è nemmeno una sferza o un bastone per colpire. È simbolo di mitezza, di convivenza armoniosa. È l'emblema di chi non si stanca mai di cercare e promuovere la pace. Tant'è vero che l'olivo non perde la sua chioma neanche d'inverno. Anzi, secondo certuni, sarebbe una pianta che non muore mai. Forse non è vero, ma certo ha una durata capace di sfidare i secoli. E poi dall'olivo si trae l'olio, quell'elemento naturale che dà sostanza ai cibi, lenisce le ferite, permette agli ingranaggi di funzionare senza quei cigolii che sembrano lamenti. Recare tra le rami, tra le mani un ramoscello d'olivo è come dire: noi siamo per la mitezza, non siamo per la violenza. Siamo discepoli di un Messia mite e umile di cuore, che ha fatto il suo ingresso trionfale a Gerusalemme su di un asino, mentre la gente agitava attorno a lui i rami di olivo in segno di benvenuto. Oh, non che mitezza sia sinonimo di timidezza o di debolezza. Chi è forte solo quanto a carrozzeria non di rado è semplicemente arrogante, violento. Ci vuole più forza nell'essere miti che nell'essere violenti. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, si legge nella prima lettura di questa domenica. Le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi. Certo, chi è mite e forte nell'intimo spesso sembra perdente, condannato a fare una brutta fine. La passione di Gesù finisce con uno scenario di sconfitta. Come non pensare a certe tragedie individuali o collettive del nostro tempo? Alle donne vittime di inaudite violenze, agli innocenti avvelenati e deturpati da armi chimiche o massacrati da ordigni bellici sempre più sofisticati. Sì, potrà suonare agli orecchi di molti come un annuncio consolatorio a buon mercato, ma il Vangelo della passione di Cristo proclama che il vincitore sarà proprio lui, il perdente, perché questo è solo l'inizio della Pasqua. L'ultima parola non sarà quella dell'odio, ma dell'amore, che si esprime nel perdono, nell'accoglienza, nella mitezza forte e coraggiosa. E perciò il traguardo è risurrezione, cioè quell'epilogo inatteso che solo Dio sa scrivere dopo che gli uomini hanno già posto la parola fine. Ecco il bel messaggio racchiuso in quel ramoscello d'olivo. Che questo messaggio si radichi nel cuore, e di esso possiamo essere tutti buoni testimoni. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.